adesso è proprio arrivato il momento di Manolo. Mi chiede se deve sedersi o deve arrampicarsi. Buona serata.
Che avevi detto tu tempo fa, che mi ha colpito, perché dicevi: tutti siete convinti che io abbia tanto da raccontare, ma non è così. Io non credo di essere uno sportivo, credo di aver fatto un percorso di vita, e in questo percorso di vita Maurizio Zanolla si è diventato il mago Manolo, che ci consegna in questo libro il racconto di una storia che parte dall'infanzia, racconta quegli anni giovanili che hanno legato il tuo nome in dubbio all'arrampicata. Ed è accaduto che, insomma, anche a te venisse chiesto di scrivere un libro. È così com'è nato? Allora, mi sentite di sicuro. Buonasera a tutti. Un bel posto. Non pensavo a quest'ora a trovare così tanta gente, quindi grazie per l'accoglienza. Ho scritto un libro, non me ne ero reso conto finché non è uscito davvero in una vetrina, ed è stata anche un'emozione particolare, perché non è strano, perché è un libro in qualche modo autobiografico, e quindi racconto la mia vita, le mie cose, e credo che sia anche un libro molto sincero, che in qualche modo mette appunto in vetrina anche una parte intima nella quale ero anche indeciso se affrontare, però se volevo scrivere davvero quello che era successo, e quindi ho scelto di scrivere una parte della mia vita che credo sia quella più interessante, che sia quella che mi ha portato proprio alla scoperta, che dalla periferia della vita mi ha portato al cuore della vita. E racconto, sono partito lontano perché volevo raccontare anche l'inizio del percorso, volevo raccontare un'Italia che non c'è più, un'educazione che non c'è più, volevo raccontare quei luoghi che sono spariti, non ci sono più quei prati, quei colli, quelle per farvi un esempio, con mio cugino ci si appollaiava ai bordi di una strada ad attendere il passaggio di una macchina. Adesso quel mondo non esiste più, allora è bello raccontare come un ragazzino che ha vissuto quel periodo, la mia generazione,
ha poi affrontato in qualche modo altre montagne, non quelle della vita, ma quelle che nell'immaginario collettivo sembrano anche più difficili, ma che non sono sempre storie così vere, perché ho perso molti amici in questo percorso su strade e montagne diverse, che sono baratri, che sono finiti nell'alcol, nella droga, nel carcere, insomma in vite che ci sono vicine a tutti noi, che io comunque ho cercato di raccontare e sfiorare. E quindi questo era il percorso che mi interessava, che un ragazzino che aveva paura delle montagne, perché nella mia famiglia non c'era una cultura alpinistica. Da parte di mia madre erano 17 fratelli e dico sempre che per fortuna da parte di mio padre, essendo figlio unico in qualche modo,